A Pesaro l'interquartieri di Muraglia sarà pronta per il 6 aprile. Ieri l'annuncio del sindaco Ricci in consiglio comunale. Procedono i lavori per il casello autostradale di Pesaro Sud. Primarie del centro-sinistra a Fano. Si vota il 7 aprile dalle ore 8 alle ore 20 in 10 seggi allestiti nei vari quartieri della città. Il 4 marzo la presentazione del manifesto programmatico. Bando erba sintetica del campo del Vallato. Il sindaco Seri giustifica il ritardo per via di un furto. Ilari della Lega replica al primo cittadino. Sono solo scuse, si tratta di una inerzia dell'amministrazione comunale. L'apicoltura marchigiana al centro del convegno che si è svolto a Bellocchi di Fano. Presenti i massimi esperti del settore per individuare una strategia comune. Buona la prima al Politeama di Fano per la commedia dialettale sulle terme di Carignano, curata dalla compagnia Il Guitto. Replica questa sera e anche domani, 28 febbraio. Grazie ai suoi meriti sportivi, il volley fanese ottiene la finale della Coppa Italia di Serie A3. Sabato e domenica tutti al Palazzetto dello Sport Salvador Allende. Smart System Alma Juventus Fano, Fano Fortune scherma e l'atletica leggera con Alice e Francesco Pagliarini. Stasera su Fano TV torna Sportissimo. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV, questa nuova edizione del telegiornale, e un saluto anche a chi ci segue in diretta sulle nostre pagine Facebook Occhio alla Notizia e Fano TV. A Pesaro l'interquartieri di Muraglia verrà inaugurata il 6 aprile. Ad annunciarlo il sindaco Matteo Ricci nel corso del consiglio comunale che si è svolto ieri pomeriggio. Marco Lonigro. L'interquartieri di Muraglia a Pesaro sarà pronta per il prossimo 6 aprile 2024, lo annuncia il sindaco Matteo Ricci in consiglio comunale durante la discussione per l'aggiornamento della convenzione per la realizzazione delle opere compensative alla terza corsia dell'autostrada 14. L'interquartieri di Muraglia, una delle opere chiave per la viabilità pesarese, sta per vedere il completamento. Sì, siamo molto contenti perché i lavori stanno filando spediti grazie ad Amplia che è subentrata direttamente nel cantiere qualche mese fa, e il 6 aprile inaugureremo, quindi abbiamo concordato questa data, l'abbiamo già comunicata al Consiglio Comunale. È una grande risposta perché va a completare la circonvallazione di Pesaro, l'interquartieri nel lato sud, e quindi toglierà tantissimo traffico al quartiere di Muraglia in particolar modo. Tempo stesso renderà l'attraversamento di Pesaro da nord a sud sempre più semplice e sempre più in pochissimi minuti. Il documento originario siglato dal Comune di Pesaro con società autostrade insieme a provincia e regione stabiliva 74 milioni di euro. Oggi con l'aggiornamento dello schema si è arrivati a oltre 170 milioni di euro, una cifra che consentirà di procedere spediti con i cantieri. Questa è la prima opera che Società Autostrade realizza. Ieri abbiamo riportato la convenzione in Consiglio Comunale, è una convenzione aumentata da 70 a 170 milioni. Abbiamo recuperato così tutti i costi aggiuntivi, tutti i costi degli espropri e tutte le altre opere che devono essere realizzate. Quindi nonostante il crollo del Ponte Morandi che ci ha fatto tardare tanti anni e abbiamo rischiato di perdere un investimento storico, questo investimento non solo sta andando avanti velocemente ma è più che raddoppiato, e quindi siamo davvero molto soddisfatti. Finita questa, poi inizieranno tutte le altre opere che sono la circonvallazione di Santa Veneranda, il raddoppio dell'interquartieri esistente, la bretella dei Fratelli Gamba, cioè dalla Montellabettese all'attuale casello, con il raddoppio dell'Urbinate. Essere riusciti a recuperare tutte queste risorse è molto importante, perché altrimenti avremmo dovuto tagliare delle opere, invece non si taglia nulla, e ovviamente tutte queste opere sono propedeutiche al casello che sarà fatto a Santa Veneranda e sarà l'ultima cosa fatta. Quindi nel 2024 si finisce questa e si iniziano le altre opere. Nel 2025 cominceremo a vedere qualche altra opera chiusa, finita, e l'inizio del casello. I carabinieri della compagnia di Fano hanno incontrato oltre 500 studenti degli istituti di istruzione superiore Donati e Mercatini di Fossombrone e Sant'Ippolito, con l'obiettivo di promuovere la cultura della legalità. Varie le tematiche trattate, tra cui il bullismo, il cyberbullismo, la sicurezza stradale, i rischi della rete e gli effetti derivanti dall'assunzione di sostanze stupefacenti e dall'abuso dell'alcol.
Inoltre, i militari hanno illustrato le principali attività che ogni giorno svolgono in tutto il territorio nazionale. Gli incontri continueranno fino al termine dell'anno scolastico anche negli altri istituti scolastici presenti nei 17 comuni ricadenti nella giurisdizione della compagnia di Fano. E torniamo a parlare dello smaltimento dell'erba sintetica del campo del Vallato e delle 21 associazioni che dal bando dello scorso ottobre aspettano ancora una risposta. Ieri al nostro programma Primo Cittadino, il sindaco di Fano Massimo Seri ha giustificato il ritardo con un furto di alcuni rotoli di erba, ma per la Lega questa non è la verità. Sentiamo. Un furto che ha sospeso l'assegnazione gratuita dei rotoli di erba sintetica risultanti dalla sostituzione del terreno di gioco del campo del Vallato. Questa è stata la spiegazione del sindaco Massimo Seri dopo la denuncia della Lega che ne ha segnalato il ritardo. Ilari, come stanno le cose? Ma innanzitutto anche noi con il sindaco Massimo Seri ci teniamo a denunciare il furto, fare in modo che si possano interpellare le autorità competenti per capire come sono andati i fatti e chi ha sottratto questo materiale. Però il problema nasce da distante. Dagli inizi di novembre scorso le associazioni che hanno partecipato a questo bando, ricordo 21 associazioni del nostro territorio, aspettano una risposta. E la cosa emblematica è il fatto che correttamente la Giunta aveva predisposto una regola nella quale chi avesse fatto una richiesta maggiore in quantità avrebbe poi vinto il bando. Quindi un'associazione si potrebbe aggiudicare tutto il materiale. Bene, non capiamo perché questi ritardi. Si dice che ci siano state delle verifiche sulla tipologia del materiale. Benissimo, dobbiamo essere certi che questa cosa possa andare incontro alle associazioni, però 5 mesi di attesa per un prodotto, per un bene che costa veramente tanto, quindi darebbe una mano veramente importante alle casse delle associazioni che se le possono giudicare, per noi questo tempo è veramente veramente tanto. Quindi chiediamo all'amministrazione comunale di portare a casa il risultato, adoperarsi affinché queste associazioni possano godere del bene che dispetta dal bando che hanno pubblicato loro stessi. Quindi secondo voi quali sarebbero le reali motivazioni? Ma il furto non c'entra nulla con le motivazioni addotte dal sindaco e il motivo per il quale ancora siano lì questi rotoli. La verità è che c'è stata un'inerzia, una lentezza da parte dell'amministrazione comunale nel portare a compimento tutto questo iter. Pensate che 42 rotoli erano lì a disposizione, ne avessero rubati 2, 3 o 4, di fatto non cambia il volume, non cambia l'ordine di grandezza. Quindi questa secondo noi è una scusa addotta proprio per giustificare una lentezza della macchina amministrativa che in modo secondo noi scorretto non fa l'interesse delle associazioni che militano sul nostro territorio. Associazioni, ci teniamo veramente a dirlo, che dal punto di vista aggregativo e sociale fanno un grande lavoro. Spesso questo lavoro è frutto esclusivamente del sudore pro bono dei propri soci. E avere a disposizione un bene che ha questo valore, perché ha un importante valore il bene di cui stiamo parlando, potrebbe veramente dare una grande mano a queste associazioni. Quindi ripetiamo che non ci interessano le scuse, non ci interessa additare e trovare un colpevole, ci interessa veramente che questa cosa venga portata a termine e che le associazioni che hanno diritto godano di questo bene. I candidati alle elezioni primarie del centro-sinistra, Cristian Fanesi, Cora Fattori, Etienne Lucarelli e Samuele Mascarin, insieme ai partiti e alle liste che compongono l'alleanza, presenteranno il manifesto programmatico lunedì 4 marzo alle ore 18.30 nella Sala della Cultura all'ex Tribunale in via Arco d'Augusto 81. L'appuntamento sarà l'occasione per illustrare e condividere le proposte programmatiche e la visione di città del centro-sinistra in vista delle elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno di quest'anno. Intanto il comitato organizzatore ha definito la collocazione dei 10 seggi dove sarà possibile esprimere il voto domenica 7 aprile dalle ore 8 alle ore 20. L'elenco che vedete in questi cartelli lo troverete anche sul nostro sito occhioallanotizia.it. Hanno diritto al voto tutti i cittadini residenti nel comune di Fano che alla data delle elezioni amministrative abbiano compiuto il 18° anno di età, i quali dichiarino di riconoscersi nella proposta della coalizione di centrosinistra. Le primarie sono aperte a tutti i cittadini senza necessità di essere iscritti alle forze politiche.
Convegno regionale per il miele marchigiano nell'incontro Marche Apicoltura 2024 che si è svolto a Fano sabato scorso. Una giornata intensa per fare il punto sulla situazione apistica e individuare una strategia comune insieme ai massimi esperti del settore. Stefania Schieroni. Questo è un importante momento di confronto con questo convegno che abbiamo voluto noi quattro consorzi apistici regionali impostare insieme al mondo veterinario e insieme ai maggiori esperti del settore apistico a livello nazionale per affrontare quelle tematiche che ormai stanno molto a cuore a noi produttori ma anche al mondo scientifico di cambiamenti e di adeguamenti che il settore apistico deve e dovrà adottare per riuscire a continuare a sopravvivere, perché qui si sta parlando appunto ormai di sopravvivenza. Sopravvivenza intesa come garantire e continuare a garantire le produzioni apistiche tipiche, regionali e nazionali non solo, ma anche salvaguardare, salvare il patrimonio apistico che sta subendo purtroppo una serie di attacchi, diciamo, legati sia alle nuove patologie ma soprattutto a condizioni climatiche avverse che in qualche modo sommandosi purtroppo creano delle condizioni preoccupanti per il settore. Abbiamo parlato sicuramente di temi importanti che riguardano gli apicoltori, dalla moria e spopolamento degli alveari all'anagrafe apistica e in ultimo, ma non in ultimo, di importanza la tutela e il benessere delle api. Alcuni temi, diciamo, sono importanti per gli apicoltori che riguardano temi che sostanzialmente sono l'anagrafe apistica, che è importante non soltanto dal punto di vista sanitario ma anche dei finanziamenti che riceve la Regione Marche e che quindi con aiuti agli apicoltori importanti, ma anche temi relativamente nuovi per quanto riguarda la tutela e il benessere delle api, perché come sappiamo il benessere riguarda sostanzialmente, soprattutto da un punto di vista normativo, i mammiferi. Quindi è un argomento che ad oggi deve incominciare ad interessare ad ampio raggio anche le altre specie animali che vengono allevati, perché poi le api a tutti gli effetti sono fondamentali per l'ambiente e anche per la produzione del miele, e sono comunque animali che vengono allevati, e quindi è giusto che si incominci a trattare anche questo tipo di tema di tutela e benessere. Pescato con le nasse dalle imbarcazioni della piccola pesca fanese, la sogliola rientra pieno tra gli ingredienti della più saporita tradizione gastronomica del nostro territorio. Apprezzato per le sue carni delicate e facili da separare dalle spine, questo pesce è un ingrediente valorizzato dagli chef locali. Vediamo. L'enogastronomia per Fano è diventata un'azione attrattiva dal punto di vista turistico fondamentale, tanto quanto lo è l'arte, la cultura, il paesaggio, l'ambiente. Ecco, uno dei cultori ovviamente di questo settore è lo chef Antonio del Ristorante al Mare. A Ristorante al Mare è in atto una serie di incontri focalizzati su un prodotto tipico della nostra marineria che attira tante persone. Di che cosa si tratta? Qual è il prossimo incontro a questo riguardo, Antonio? L'anno scorso abbiamo cominciato con una verticale di alici, è un menù che si distribuisce con antipasti primi e secondi. Questa volta viene il turno della sogliola, distribuita sempre alla stessa maniera, con antipasti primi e secondi, e poi ne verranno anche altre. In base alla stagionalità, in base al periodo, diamo sfogo alla nostra voglia di fare per proporre comunque un pesce locale con sfaccettature diverse tra gli antipasti e gli altri piatti. Fano è particolarmente nota per il pesce azzurro, il pesce turchino, il pesce povero. La sogliola è una qualità un pochino superiore, che ha una delicatezza diversa ovviamente dal pesce azzurro con pesce grasso. Come lo state trattando? Qual è il modo di cucinare questo pesce? La sogliola, come giustamente diceva, è un pesce estremamente delicato, con la sua personalità e il suo sapore. Cerchiamo sempre di lasciare, di rispettare il più possibile la materia prima, accostandola a eventualmente a ortaggi di stagione
che comunque ne esaltino il suo sapore già naturale. La sogliola in questo periodo è abbondante, quindi è il pesce che secondo me si presta di più in questo momento. La stiamo trattando in vari modi, la sfilettiamo e poi la accostiamo a varie cotture, che una delle quali è classica mugnaia, quindi farina rosolata in un burro chiarificato con un goccio di limone, poi verrà accostata una riduzione di pollo e delle rosoline, che sono diciamo delle erbette sempre stagionali selvatiche. Il giovedì prossimo il menù si conclude con la pelle di sogliola, caffè e mascarpone. È un dolce? È un dolce, sì. Abbiamo pensato comunque che la sogliola potesse anche rientrare in un contesto così diciamo diverso dal solito, utilizzando soltanto la pelle, che viene disidratata in forno e poi soffiata come fosse una cialda. Quindi questo mascarpone, questa sorta di tiramisù, avrà questo elemento marino che è principalmente la parte salata del dolce, che andrà a completare un po' la degustazione. E l'intervista che avete appena visto e ascoltato è stata curata da Massimo Foghetti. E ora parliamo di commedie dialettali, perché ieri sera è andata in scena la rappresentazione scenica firmata Il Guitto, dove quest'anno si è parlato della riapertura delle terme di Carignano. La commedia andrà in replica anche questa sera e domani al Politeama di Fano. Le terme di Carignano sbarcano al Teatro Politeama con la commedia in dialetto fanese intitolata Arginga passa l'acqua, ovvero Riandiamo a passare l'acqua. La commedia, firmata Il Guitto, in due atti di Stefano Guidi, parla della riapertura delle terme grazie al contributo di un'importante imprenditrice che ha voluto investire su questa struttura con l'obiettivo di offrire molteplici servizi come trattamenti di benessere, massaggi e cure per il corpo. Parla tanto perché aprone e non aprirne mai. A far da padrone durante lo spettacolo bizzarri e singolari personaggi che animano questo centro termale, fiore all'occhiello della città. Ma sai, ma dietro ancora fine, tu sei il mio ieri, il mio oggi e il mio domani. Cazzo di tre giornate di merda, no? Nella prima parte della commedia sembra andare tutto per il meglio, ma improvvisamente l'atmosfera si tinge di giallo e qualcosa di imprevedibile porta scompiglio nello stabilimento, ovvero la mancanza di uno degli elementi fondamentali delle terme, che costringerà così gli ospiti ad una divertente odissea nella spa. Soltanto nel finale verranno alla luce i veri responsabili del fatto. Oh Martini, a te te pia l'infarca la fatica, no? Signora, qui c'è? Un cappello. Carlo, te può servire? Ieri, lunedì 26 febbraio, grande debutto tra risate e divertimento alla presenza di tanti spettatori. Mamma mia! Ma Fiorino, ma tu sei stato? Si ti appassa l'acqua, ho avuto fa i fanghi! Oh, la commedia è veramente bellina! Guarda, io sono gita a vedere il Guitto, era 3 anni che mi guardavo. Ma bravi! Veramente! Come sempre, bravi! Tra che quei del... No, niente. Bravi. No, comunque ragazzi, veramente stare tra il pubblico e vedere questa commedia, veramente. Ma gli attori poi. Anche per bravi. Bravissimi. Sa tutta l'acqua che è venuta giù, avete visto l'acqua che è venuta giù? Orgia, ecco, la centrifuga adesso. A parte gli scherzi, vi aspettiamo tutti al Politeama martedì 27 e mercoledì 28. E venite che non vi pentirete! Lo spettacolo avrà inizio ogni sera alle ore 21:15. Per info e prevendite è possibile contattare il botteghino del Politeama di Fano o visitare il sito del Guitto. E ora la pallavolo con le finali di Coppa Italia di Serie A3 che si svolgeranno a Fano sabato 2 e domenica 3 marzo. Ha scelto Fano per la finale della Lega
della Coppa Italia per la Lega A3 di volley. Fano è una piazza importante per il volley nazionale. Beh, Fano è sicuramente una piazza storica della pallavolo italiana, quindi non è una storia recente, ma una storia molto profonda per quel che riguarda la pallavolo di Serie A nella nostra penisola. Noi veniamo sempre molto volentieri a Fano perché concorrono due delle condizioni fondamentali affinché noi assegniamo degli eventi alle nostre società. La prima, che ci sia un'amministrazione comunale o provinciale, dipende, o regionale, insomma dipende dagli ambiti, che sia proattiva, che sia vicina alla società e che abbia a cuore il movimento della pallavolo, e qua Fano sicuramente è centrata. La seconda condizione è quella di una società strutturata, di una società che abbia una solidità vera, e Fano questo lo dimostra da anni. È già il terzo evento che facciamo in due anni, e non rifacciamo così tanti eventi nella stessa società, non è una costante questa, quindi significa che noi abbiamo trovato nella società di Fano, dal presidente a tutto lo staff dirigenziale, una catena di persone che sono in grado di organizzare ad alto livello i nostri eventi, che richiedono comunque un profilo molto alto. Noi mettiamo sotto stress le strutture proprio perché riteniamo che la pallavolo italiana, essendo comunque non a detta mia, ma a detta del resto della pallavolo, la miglior pallavolo del mondo, anche la Serie 3 deve essere la migliore espressione di questa pallavolo mondiale. Ma c'è un altro aspetto di questa iniziativa, quello promozionale, quello turistico, quello della ripercussione nel territorio. Sì, assolutamente, è una delle cose sulle quali siamo chiamati a rispondere alle amministrazioni comunali che investono in questi grandi eventi, ovviamente per dimensioni sono tutti diversi, però la prima presentazione che noi facciamo quando andiamo a promuovere un evento sul territorio è proprio quella della ricaduta, che è sia economica che valoriale, che di occupazione, perché dipende dalla grandezza del singolo evento, e quindi quello che lasciamo dopo l'evento sul territorio, perché le amministrazioni non sono più chiamate solo a investire i soldi, come dire, a fondo perduto per fare attività sportiva, ma hanno necessità e bisogno di giustificare questi eventi. In questo caso siamo in un periodo destagionalizzato, quindi riempire diverse centinaia di camere o di hotel non è una cosa da sottovalutare, anche i ristoranti avranno ovviamente dei benefici. Qualche lavoratore in più potrà occuparsi durante questa manifestazione, perché ci sarà bisogno appunto di lavoratori, e poi soprattutto la promozione anche dei nostri valori, che sono i valori della famiglia, dell'amicizia, della solidarietà, della non violenza, che sono tutte cose che appartengono a questo mondo che è ampiamente valoriale, quello della pallavolo. Ed ora si prospetta questa finale della Coppa Italia, quindi un'altra prova per quanto riguarda i giocatori. Sì, è una grande opportunità, l'opportunità di vincere un titolo intanto, che manca da Fano da tantissimi anni, dal 2000, quando si vinse l'ultima Coppa Italia Serie 2, e pertanto l'occasione è quella di sabato 2 e domenica 3 marzo di riportare a Fano qualcosa di importante. Sarà molto duro naturalmente, perché le squadre che incontreremo sono molto forti. Sarà però una bellissima festa di sport, ci aspettiamo il palazzetto pieno, due giorni di grande festa dove la Virtus dimostrerà per l'ennesima volta la capacità di organizzazione di questi eventi, che la Lega poi ci riconosce sempre. E la Smart System punta alla vittoria, ovviamente. Beh, naturalmente puntiamo a fare bene, il meglio possibile. Sarà importantissima la semifinale di sabato contro Mantova, lì capiremo sia in funzione della Coppa naturalmente che in funzione anche del campionato di che pasta siamo fatti. Sarà un bel test, e dovessimo superare lo scoglio Mantova, è chiaro che domenica in finale ci aspettiamo intanto il palazzetto stracolmo di gente, e gente che poi spinga la squadra ad ottenere questo grande risultato. La Smart System sarà uno dei protagonisti di questa sera di Sportissimo, che torna su Fano TV subito dopo il telegiornale. Calcio, pallavolo, atletica, leggera e scherma, le discipline di cui ci occuperemo questa sera in Sportissimo. Per il calcio, l'appuntamento di domani al Mancini. Fano che torna in campo 25 giorni dopo, si recupera la gara con il Notaresco, la prima sotto la gestione guida. Il risultato non può che essere la vittoria per continuare a sperare in una salvezza estremamente ardua. Poi la pallavolo con la Smart System, che reduce
dal successo esterno di Modica, finalmente una prova convincente fuori casa. Domani ospiterà al Palace Allende la capolista Banca Macerata per preparare anche al meglio l'appuntamento di fine settimana con la Final Four, sempre al Palace Allende, dove avrà come avversario in semifinale Mantova e poi eventualmente in finale la vincente tra Palmi e Savigliano. Per l'atletica leggera, nostri ospiti fratelli Pagliarini, Alice e Francesco, reduci dalle performance che li hanno visti protagonisti ai campionati indoor di Ancona, nel caso di Alice, anche ai campionati italiani assoluti. Infine la scherma con la squadra femminile di spada della Fanum Fortune, che ha festeggiato recentemente la promozione alla categoria superiore. E con questa ultima notizia chiudiamo qui il nostro telegiornale. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e, come annunciato, una nuova puntata di Sportissimo. Grazie per averci seguito, io vi auguro un buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV. Arrivederci.